Federico Scaramucci, presidente Inside Marche Live. Insieme per nuove strategie, insieme per il turismo, per valorizzare la nostra regione Marche, con un evento importante, con tanti operatori del settore, tante personalità, una serata davvero speciale. Sì, siamo arrivati al terzo evento di questo tipo per promuovere la nostra regione. Naturalmente noi amiamo farlo insieme, come appunto dicevi, tra colleghi tour operator che fanno incoming tutto l'anno, invitando operatori italiani, operatori internazionali, giornalisti, perché comunque per noi è importante raccontare il nostro territorio. Noi cerchiamo di sforzarci di fare questo lavoro collettivo, perché pensiamo che sicuramente da soli già le Marche sono plurali come nome, ma anche promuoversi da soli è poco efficace. Invece pensiamo che sia molto più valido e soprattutto molto più costruttivo lavorare insieme per promuovere il territorio, per far conoscere le nostre bellezze. Questa sera abbiamo anche tante presenze di amministratori locali per lavorare insieme pubblico e privato, e abbiamo avuto anche l'onore di avere il direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo, con cui ci confronteremo per studiare i prossimi mercati dove promuovere il nostro territorio, dove commercializzare i nostri prodotti turistici. E abbiamo avuto anche l'ENIT, che è naturalmente l'Agenzia Nazionale del Turismo, che per noi è fondamentale perché stabilisce le strategie nazionali su cui lavorare, quindi tutto il lavoro digitale per far conoscere il territorio e per uscire anche da queste difficoltà che ormai ci attanagliano da ormai quasi 3 anni. Stiamo vivendo una ripartenza che è fatta di qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo, no? Siamo in una fase di transizione. La transizione cosa significa? Significa che abbiamo un mercato, dei mercati maturi, per cui c'è stata una grande ripresa del mercato italiano, così come dei mercati tradizionali dell'Italia, quindi quelli di lingua tedesca, i mercati di prossimità, e una ripartenza anche del mercato americano molto forte, con dei collegamenti che sono addirittura superiori rispetto al 2019. E accanto a questo noi dobbiamo imparare a, appunto, innovare, no? Cioè, conosciamo questi mercati, sappiamo che cosa vogliono, quali sono le esigenze, ma si stanno evolvendo e dobbiamo imparare a innovare su questo. Quindi tra i vari temi che sono emersi come novità della domanda turistica, sicuramente c'è il tema dell'outdoor e del turismo attivo. Bicicletta, trekking, esperienze anche in mare, tutto quello che ha a che fare con la natura e con l'aria aperta, e credo che questo sia una bella opportunità per tante destinazioni come le Marche, che effettivamente hanno molto da offrire da questo punto di vista. E questo si accompagna ovviamente poi al tema della cultura, dell'enogastronomia, però vissuta in termini esperienziali, cioè sicuramente il turismo dell'esperienza, dove significa essere attivi, comunque imparare qualcosa quando si è in vacanza, ecco, diventa veramente un fattore di innovazione per le destinazioni.